Papa Animali da Palestra, come va? Allora, ho passato gli ultimi 45 minuti a fare schede, programmi alimentari per alcuni miei clienti e come potete vedere ho la testa a funghetto, quindi fra qualche minuto andrò dal parrucchiere e mi vedrete col nuovo taglio. E voilà animali, voi che dite? Ci sta? Ma sì dai, io dico che ci sta. Sapete, qui si dice che trovare un buon parrucchiere è più difficile che trovare una buona ragazza. In effetti è vero, quante volte vi sarà capitato di andare da un parrucchiere che non vi fa i capelli come li volevate? Anche se gli mostrate la foto di come li volete, glielo spiegate filo per segno, ve li fa in modo diverso. Questo perché è molto difficile trovare qualcuno che ha la vostra stessa visione, ha la vostra stessa percezione di capello corto, capello lungo, quindi vi fa i capelli un po' come li vuole lui. Detto questo ragazzi, se trovate un buon parrucchiere, tenetevelo, sposatevelo. Questa cosa mi ricorda un po' del bodybuilding, perché sì, lì fuori c'è tanta gente che ha cultura, ha studiato, ha letto libri, però ci sono certe cose che i libri non possono insegnare, come l'estetica, l'arte del fisico. Quindi è una questione di gusti, è una questione di esperienza, bisogna avere esperienza e avere una certa visione d'arte e di ciò che è un fisico classico che rispetta certi canoni. Quindi è molto difficile trovare qualcuno che sappia come allenarsi per ottenere simmetria e proporzioni. Ora, la simmetria muscolare è qualcosa di importante, ovvero avere entrambi i lati muscolari uguali, entrambi i lati dei gruppi muscolari sviluppati in modo uguale. Questo è importante perché migliora l'estetica del fisico in generale e trasmette l'illusione di essere più grossi, più pesanti di ciò che si è realmente. Vedete, ad una gara essere simmetrici a volte è quanto basta per posizionarvi più in alto rispetto ai concorrenti. A parità di peso, ok? Se voi siete più simmetrici degli altri concorrenti, vi beccherete una posizione, finirete in una posizione migliore rispetto agli altri. Al di là di tutto questo, al di là dell'estetica, è ciò che vi consente di evitare infortuni a lungo andare, perché se un lato di un gruppo muscolare è più forte dell'altro, ovviamente prenderà il sopravvento, l'altro rimane più debole e quindi lungo la strada accadrà qualcosa, ok? Questi squilibri muscolari non vanno bene, vi porteranno solo infortuni. Perciò allenarsi per la simmetria muscolare è qualcosa che i libri non vi possono insegnare. E innanzitutto ciò che richiede è lavorare con testa, nel senso che dovete prediligere la forma d'esecuzione piuttosto che sollevare pesi pesanti giusto per sollevarli, giusto per aumentare il carico. Molto spesso dovete abbassare il carico che sollevate, perché sennò altrimenti il peso è troppo pesante e la parte predominante, il lato più forte del gruppo muscolare prenderà il sopravvento. Quante volte avete visto in palestra ragazzini che magari non sanno quello che stanno facendo e alla panca, quando sollevano il bilanciere, la sbarra, il bilanciere è tutto storto. Lì è perché il lato più forte sta prendendo il sopravvento, sta facendo il maggior lavoro. Quindi per evitare quello bisogna abbassare i carichi, mantenere una forma perfetta in modo che entrambi i lati lavorino in modo uguale. Poi un'altra cosa molto importante è di fare esercizi bilaterali dove si ha la possibilità di lavorare prima su un lato e poi sull'altro. Quindi prediligere i manubri piuttosto che il bilanciere, perché col bilanciere è unilaterale, si lavora su entrambi i lati allo stesso tempo e quindi non si ha la possibilità di concentrarsi molto sul lato più debole oppure sul lato che richiede più cura e attenzione. Quindi con i manubri vi potete concentrare su entrambi i lati allo stesso modo, dedicare la stessa attenzione e focus su entrambi i lati e quindi indovinate cosa succede, entrambi i lati crescono uguali gran parte delle volte. Allora animali, sono le 11 di sera, sono appena entrato in palestra e vi farò vedere ora un allenamento per la simmetria utilizzando principalmente i manubri. Got me.
finali, ho appena finito il mio allenamento e questa era per la simmetria ed è una buona cosa alternare con allenamenti normali di tanto in tanto dove si utilizzano anche bilancieri, esercizi di isolamento che permettono di caricare di più e quindi stimolano in modo diverso il muscolo. Al di là di questo, secondo me i muscoli importanti per la simmetria sono i pettorali e la parte esterna dei dorsali, perché sono le prime cose che si vedono quando qualcuno vi guarda dal davanti, giusto, di fronte. Poi spalle, altra cosa, e polpacci. Sono le cose che si notano di più e che fanno la più grossa differenza. Quindi con questo io passo e chiudo, vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuto mi raccomando spaccate il pulsante like, così come spaccate i pesi in palestra, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di accendere le notifiche così potrete vedere ogni video che uscirà in futuro. Con questo vi ringrazio animali, ciao!